Ciao a tutti amici di autoprove.it, eccoci all'atteso Focus dedicato al sistema di infotainment che troviamo a bordo di Skoda Karoq. Qui il sistema di infotainment di Skoda Karoq, interfaccia semplice, intuitiva, i tasti non sono più fisici, sono a sfioramento e si trovano a sinistra del sistema di infotainment. Schermata home è semplice e intuitiva, quindi abbiamo l'accesso alla radio che è anche digitale. Possiamo poi connettere i nostri dispositivi all'auto, per esempio utilizzare il cellulare come sorgente audio collegandolo tramite Bluetooth o USB. Ancora Skoda Connect con tutta una serie di servizi che riguardano i feed RSS, i distributori di carburante più vicino, le informazioni che riguardano aree di parcheggio, meteo, punto di interesse oppure destinazione online. Questa è una funzione davvero interessante, possiamo quindi andare a impostare il percorso che intendiamo svolgere dal nostro PC e trasferire quindi questo itinerario pre-impostato direttamente al sistema di infotainment che una volta avviata la navigazione ci condurrà a destinazione. Abbiamo ancora sempre su Skoda Connect informazioni che riguardano il meteo, ma abbiamo una funzione molto utile che è quella dell'assistenza, quindi in caso di guasto al veicolo o comunque il tasto SOS per contattare i soccorsi che possiamo avvisare manualmente o qualora l'impatto che ci ha coinvolto sia grave, la vettura provvederà da sola a contattare i soccorsi. Sempre dal menu principale, l'accesso quindi al nostro dispositivo connesso via Bluetooth USB, possiamo poi gestire ancora il veicolo per quanto riguarda ad esempio i consumi, con una serie di visuali che possiamo impostare, ad esempio su off-road possiamo andare quindi a visualizzare quelli che sono i consumi, i dati di marcia, ecco, più in generale. Drive Green, che è una funzione che ci aiuta a consumare meno carburante, ci responsabilizza quindi ad una guida attenta e rispettosa, diciamo, anche non solo dei limiti di velocità ma anche dell'ambiente. Per quanto riguarda la navigazione, l'interfaccia è assolutamente fluida e intuitiva, dicevo, grazie a Skoda Connect possiamo da casa impostare un percorso che intendiamo seguire, inviarlo quindi direttamente al navigatore e quindi partire direttamente. Infatti all'interno dell'auto c'è uno slot per le micro SIM, fino a dicembre è stata stretta una partnership tra Skoda e Vodafone. Ancora menu principale, informazioni che riguardano il traffico, la vettura ci suggerirà il percorso migliore. Per quanto riguarda il climatizzatore, è interessante notare come accanto alla gestione canonica manuale ci sia la possibilità di gestire l'interfaccia direttamente dal nostro sistema di infotainment. Ancora menu, ecco qui poi le impostazioni che riguardano ad esempio l'impianto audio, la gestione quindi del suono a bordo dell'auto, Smart Link, perché comunque abbiamo il mirroring Android Auto ed Apple CarPlay. Su Skoda Karoq manca il tachimetro digitale, c'è però un ampio schermo a colori, comandi che sono sia vocali comunque fisici, un'interfaccia molto fruibile grazie appunto ai tasti che troviamo direttamente sul volante. Questo era il Focus dedicato al sistema di infotainment di Skoda Karoq. Commentate, ditemi la vostra e noi ci troviamo sempre qui sul canale YouTube di autoprove.it.